Sabrina e Cosima, secondo lei, sono colpevoli? Assolutamente no. Lui è Lorenzo Bullo, uno degli avvocati del collegio difensivo di Sabrina Misseri, che ha seguito il caso sin dall'inizio. Non ci sono le prove che possano dare contezza di una loro responsabilità per l'omicidio. È un'indagine che sin dal primo momento ha mostrato un accanimento, una voglia di volere Sabrina colpevole a tutti i costi. Secondo i legali della difesa, in effetti, sono tanti i dubbi sulla colpevolezza di Sabrina e Cosima. A cominciare dalla vicenda che ruota attorno al fioraio di Avetrana, Giovanni Buccolieri. Il fioraio entra in questa vicenda perché tirato dentro dalla Anna Pisanò. Anna Pisanò è la madre di una dipendente all'epoca dei fatti del fioraio Giovanni Buccolieri. Anna Pisanò fa questa confidenza ai carabinieri che Giovanni Buccolieri il giorno del 26 agosto avrebbe visto Cosima fermare con la macchina Sara, costringerla a entrare in macchina. I carabinieri a questo punto convocano il fioraio, che, stando al verbale, conferma le parole della Pisanò. Ma è qui che sorge il primo grande giallo di questa vicenda. Dopo neanche 48 ore, il fioraio torna dai carabinieri di sua spontanea volontà, dicendo: io non me la sento di dire una cosa per un'altra, quello che ho raccontato in realtà è un sogno. Come un sogno? È un sogno. Queste dichiarazioni dell'Anna Pisanò in realtà vengono smentite in modo eclatante dalla moglie del fioraio, la quale nel suo interrogatorio afferma che il 26 agosto, cioè il giorno della scomparsa di Sara, il marito era tornato a casa, erano usciti, erano andati a comprare un gelato con i bambini e poi si erano ritirati tranquillamente a casa. Quindi, secondo quanto riferisce la moglie, il fioraio non avrebbe potuto vedere questo inseguimento. Ma c'è un altro dato importante. Ad essere sentita è anche la figlia stessa di Anna Pisanò e dipendente del fioraio, Vanessa Cerra. La figlia viene sentita e la figlia non ha confermato ciò che ha detto la madre. Cioè, la figlia smentisce la madre. Vanessa Cerra ha sempre detto: a me Giovanni non ha mai detto di aver visto, mi ha sempre detto di aver sognato. In pratica una sorta di telefono senza fili, nel quale però viene creduto solo la persona più lontana dalla fonte diretta. Esatto, esatto. Viene creduta Anna Pisanò per il semplice fatto che era funzionale il suo dire alla ricostruzione che la procura in qualche modo aveva scelto di perseguire. Per capire di più su quale sia la verità, abbiamo deciso di recarci direttamente dal fioraio Giovanni Buccolieri. Fate molta attenzione a quello che ci dirà. È stato un sogno. Ma certamente. Sono in mezzo di un sogno, ecco, tutto qua. Praticamente in quel periodo tu vedevi sempre in televisione in continuazione tutte le immagini, quindi guarda, sei stato suggestionato. È una cosa comune, voglio dire, tutti sono stati suggestionati di questo fatto qua. Io purtroppo ho avuto la sfortuna di avere la commessa che era la figlia della Anna Pisanò. Tu quando vai convocato dai carabinieri, tu lì dici subito che è un sogno o no? Certo. Cioè, il verbale non c'è scritto. Va bene, il verbale fanno tutto quello che vogliono, non è che possono. Anzi, tante cose sono state dette e non scritte. Infatti, l'interrogatorio dura un bel po'. E sono tante ore di interrogatorio. Quante ore sei stato? Se non sbaglio, 13 ore di interrogatorio sono state. E 3 la mattina per riuscire la sera. In totale, però, il verbale è composto soltanto da 5 pagine. Io e mia moglie abbiamo parlato sempre tranquillamente, era un sogno. Dopodiché arrivarono il PM e poi uno dei PM mi aspettò nella stanza, mi fece entrare e disse gridando: ti stiamo aspettando dal 26 agosto, ti stiamo aspettando. Il sorriso mi scoppò, disse: ma per che cosa? Per un sogno, disse io. Quindi tu hai detto subito? Subito, subito. Quindi il tuo errore è stato quello di firmare un verbale? Un verbale magari io, non so, un po' per la fretta, un po' perché mi ero stancato, firmai. C'è un altro aspetto che rende questo caso ancora più singolare. Il testimone chiave, il fioraio Giovanni Buccolieri, non è mai stato sentito in udienza, perché la procura lo mette sotto inchiesta per false dichiarazioni ai PM. Da quel momento in poi, quindi, lui si avvale della facoltà di non rispondere.
in questo processo noi non abbiamo mai avuto la possibilità di sentire in contraddittorio tra le parti, quindi accusa e difesa, la viva voce di Giovanni Buccolieri. Cioè è un cortocircuito che fa paura, fa paura. Ma c'è di più. Sostanzialmente vengono sentiti tutti i parenti o i prossimi congiunti del fioraio, i quali tutti confermeranno che Giovanni Buccolieri ha sempre parlato di un sogno. Guarda caso, tutte queste persone sono finite sotto processo per false dichiarazioni. Quindi praticamente tutti coloro che hanno detto che in realtà era un sogno sono stati indagati? Tutti coloro che non confermavano quelle che erano le prospettazioni accusatorie venivano messi sotto processo per false dichiarazioni. Secondo elemento. Stando alla sentenza, Sabrina e Cosimo avrebbero ucciso Sara in casa e poi portato il corpo in garage dove stava Michele Misseri tramite una scala interna che collega i due ambienti. Ecco il documento dell'ispezione. I carabinieri per primi hanno dovuto fare i conti con bidoni di olio, cassette in plastica contenenti bottiglie di vetro ed altro, nonché numerosi oggetti accatastati innanzi tale porta. Io ero presente, conosco bene lo stato dei luoghi, era una porta che non veniva aperta da tantissimo tempo, non aveva neanche la maniglia, era necessario un giravite. È immaginabile che due donne con un cadavere potessero passare per quel tratto, diciamo? Non solo è inimmaginabile, questa è una ricostruzione che rasenta l'incredibile. Terzo elemento. Nel momento in cui la versione del fioraio viene ritenuta reale e non un sogno, l'orario di uscita di casa viene collocato tra le 13.30 e le 13.45. Nell'immediatezza della scomparsa di Sara, però, la madre, nella denuncia ai carabinieri, dice che la figlia è uscita alle 14.30, orario che è confermato anche da diversi testimoni. Se a ciò aggiungiamo che nel momento in cui arriva Sabrina a casa di Concetta, subito dopo che non ha trovato Sara, e anche qui abbiamo un dato certo, che erano le 14.48, entra e dice alla zia: ma Sara dov'è? E la madre dice: è uscita adesso. Allora, l'utilizzo del termine adesso vuol dire che evidentemente è un lasso temporale breve, brevissimo, certo. Altrimenti avrebbe detto: è uscita da un'ora. Quarto e ultimo elemento, il movente. Secondo la sentenza, la sera del 25 agosto, il giorno prima che Sara venisse uccisa, Sabrina e la quindicenne avrebbero litigato per via della gelosia nei confronti di Ivano. La presunta lite tra Sara e Sabrina si sarebbe protratta fino al mattino. C'è solo una donna che dice che quella mattina Sara fosse triste, quasi come se avesse pianto. Quella donna è ancora una volta Anna Pisanò. Non c'è però nessun'altra persona che quel giorno incontra Sara che conferma questo racconto. Per capire realmente come stanno le cose, siamo andati dalla commessa del negozio dove quella mattina si reca Sara. Lei quella mattina ha visto Sara? Perché è venuta a fare la spesa, sì. Che ricordo al tempo aveva? Quello che era tranquillissimo, di una persona che ha fatto la spesa semplicemente, nient'altro. Tranquillissimo? Tranquillissimo. Quindi. Non una persona triste che aveva pianto? No. Non solo, la ragazza va anche a comprare della carne. Non le sembrava triste? No, sicuramente. Niente? Che avesse pianto? Capito, no, niente. Tranquillo, sembrava tranquillo. Certo, i commercianti non conoscevano alla perfezione Sara, ma sua madre Concetta ricorda benissimo lo stato d'animo della figlia quella mattina. Non sembrava triste o che avesse pianto? No, io l'ho vista normale come tutti gli altri giorni. Ancora una volta, dunque, Anna Pisanò. Ma che ruolo ha svolto in questo caso? Anna Pisanò diventa poi, in fondo, il gazzettino della procura. È un soggetto onnipresente che a tutti i costi voleva un ruolo e lo ha avuto. Lo ha avuto a tal punto che addirittura sarebbe andata da una persona implicata nel caso con un registratore, fornitole direttamente dai carabinieri. Anna Pisanò da anni vive in Germania e noi siamo andati fin lì. Dopo giorni e giorni di ricerche, però, siamo riusciti a rintracciarla. Anna, salve, sono Carmine Gazzanni, un giornalista. Una domanda solo. Io vorrei solo capire. Non so come avete fatto a trovare.
Com'è stato possibile che a lei le abbiano dato un registratore per... A lei hanno dato un registratore? Come no? È scritto negli atti. Ma quando è mai? Come no? È scritto negli atti. Ma che stai dicendo? Ma quando mai? Quel racconto è stato frutto di realtà o di sogni? No, non lo dico, non la voglio dire. Non voglio dire niente. Ma se sono passati così tanti anni, qual è il problema a dire? Sono passati tanti anni, sono passata per bugiarda dal primo anno. Perché ogni volta che lei compare e racconta un episodio, tutti gli altri dicono esattamente il contrario, ma è lei che viene creduta. Capita col fiorario, capita anche la mattina del 26 agosto. Forse perché con Sabrina stavamo parte ciccia? Sabrina però poi in deposizione non dice questo, anzi dice che Sara era triste anche perché non aveva un ottimo, un idilliaco rapporto con lei. Questo è quello che dice Sabrina, che dicono anche altri però. Guarda, io non posso mettere i miei figli in mezzo, ma con mia figlia stavano così. Stava sempre a casa mia Sara. Non stava sempre a casa di Sabrina, sì, mi scusi. No, a casa mia veniva perché questo lo dicono tutti però. Significa che tutti quelli che sono stati sentiti hanno detto una menzogna e solo lei ha detto il vero. Non hanno detto una menzogna, però perché non se tutti quella mattina fatta. Pure Concetta dice che la mattina era tranquilla Sara, sia prima che dopo essere andata a casa di Sabrina. Se tutti quanti quelli che avevano un rapporto col fioraio dicono a me ha raccontato sempre con sogno, compresa sua figlia, perché lei perché solo dice... Perché devo dire la bugiarda io allora? Sono la bugiarda io, che devo dire? Perché questo devo dire?